Presidente, grazie per il saluto tutti gli intervenuti, sono il sindaco Serena Rapattoni, da poco, 3-4 mesi, sindaco di questa cittadina. Saluto tutti i relatori, i rappresentanti delle istituzioni in scaletta, non li noto tutti perché saranno poi sicuramente presentati singolarmente. I colleghi sindaci che hanno voluto onorarci della loro presenza, gli amministratori di altre realtà vicine e lontane, penso all'assessore alla Regione Umbria, penso ad altri che vedo alle associazioni che sono rappresentate, vedo Val Pescara 2020, rappresentanti di questa nuova associazione, e saluto i promotori dell'incontro, la scuola di Regione, la provincia di Chieti e il Parco Cittadino di Val Pescara. Soprattutto ci tengo a salutare le cittadine e i cittadini di Chieti, sicuramente tutti attratti dalla parola magica, il fiume è ciò e da ciò che esso ha rappresentato e rappresenta per i nostri territori. Sono onorata come sindaco di Cepagambi, ma penso di esprimere il pensiero e sentire di tutti i componenti del mio consiglio comunale che vedete tutti presenti qui davanti a me e di ospitare personalità della politica, delle istituzioni, soprattutto vedremo poi, avremo con noi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Lentini, e mi dispiace per tutte le aspettative, non avremo il ministro dell'ambiente impegnato in questo momento al Consiglio dei Ministri, ma avremo il capo di dipartimento e dirigente del Ministero dell'Ambiente nazionale. E un tema, quello dell'ambiente, a me tanto caro, è tanto dibattuto nella vicina campagna elettorale che poi mi ha portato ad assumermi questo impegno di dolore ma anche molto laborioso. E insieme alla parola fiume, io leggo nel sottotitolo del programma altre due parole chiave di questo nostro incontro. Penso alla parola abbandono e rinascita. La prima mi intristisce per ciò che Pescara è stato e per quello che è, un fiume in sofferenza, in degrado, a rischio, inquinato. L'altra parola mi carica invece di positività, perché è fatta di, la rinascita è fatta di idee, è fatta di progetti, è fatta di condivisioni. Tutti conosciamo, io qualcosa ci terrei proprio a dirla, scusate, non sarò lunga, però qualche idea la voglio condividere con voi. Tutti conosciamo la storia ambientale, la storia sociale ed economica del fiume Pescara. Era il punto di aggregazione, era il luogo delle occupazioni quotidiane, era il luogo dei giochi dei ragazzi, il luogo del lavoro. Pensiamo a ciò che è stato negli anni 70, negli anni 80, cosa ha rappresentato la Pescara per l'economia delle nostre famiglie. Allora ci spieghiamo il fatto che nella tradizione orale, ma anche nella cultura
Vogliamo forse cercare di ridisegnare il quadro, ridisegnare una visione. Stiamo avviando un processo di coinvolgimento e di confronto con tutti i soggetti portatori di interesse, finalizzato alla condivisione di interventi di qualificazione, di valorizzazione ambientale del fiume e del suo territorio. Ma diciamo insieme però, perché insieme noi vediamo tanti rappresentanti di enti e ciascuno per un settore. Perché? Perché va avviata una programmazione negoziata per la governance dei processi di sviluppo del nostro territorio mondiale. Noi sappiamo tutti che quando si programma un intervento di questo tipo ci sono almeno tre elementi da mettere insieme. La comunità, quando dico comunità io intendo comuni, province, regioni, associazioni e singoli cittadini. Un territorio che è fatto di acqua, di terra, di suolo, di aria e l'insieme di politiche e di progetti che dovremo condividere tutti quanti insieme. Quindi la concertazione di un processo di avvio di una cosa importante come quella che si vuole fare mi sembra veramente importante. Io penso, non so, chiedo anche agli interlocutori, se per le prossime tappe ci potrebbe essere qualche altro interlocutore. Io ritengo che debba esserci anche la scuola coinvolta. Scusate il mio essere dirigente scolastico. Delle consapevolezze e le consapevolezze si assumono attraverso la conoscenza, attraverso l'informazione e la scuola è il veicolo numero uno per fare questo. E quei giovani sicuramente sono portatori di altre visioni, d'altra parte è giusto così, perché la loro visione del mondo sarà la visione di domani, quando noi non ci staremo ci saranno loro, è giusto che la creino. Abbiamo anche dei supporter possibili, abbiamo degli tecnici turistici sul territorio potrebbero dare un punto a questa nostra iniziativa. Quindi in considerazione del mio essere oggi sindaco di questo paese, ma uno dei tanti interessati all'area, mi rendo perfettamente conto di alcune cose che voglio condividere. Non si può pensare autonomamente. Vari paesi, cioè magari ha un tutto tratto che va per intenderci da sopra Megaloa a Poli, mi urta definire i luoghi con nuovi come grande, però per intenderci quello è il tratto che è interessato, che interessa il territorio che ci pagano. Se facciamo un pochino un'analisi anche molto superficiale ci rendiamo conto che quello che si è fatto al di là del fiume non è quello che si è fatto al di qua del fiume o viceversa, sia per quanto riguarda iniziative edificatorie che di protezione. Allora esiste, deve esistere una visione strategica, una visione complessiva che ci metta insieme, perché se per un tratto, quando la terra attraversa i parchi, tutta la zona dei parchi, c'è comunque un vincolo, c'è un riparo perché il parco gode già la sua protezione, da poco di giù c'è un'armonizzazione c'è stata nel tempo, quindi è importantissima la concertazione dei sindaci e di altre entità. Io penso come sindaco di Cefagatti, adesso ho anche la delega urbanistica, dice, ma che c'entra con la tua, però sono curiosa per natura e poi voglio stare al di fuori, al di sopra di ogni sospetto, quindi sono entrata in questo ambito dell'urbanistica. Mi sono andata ad informare, a vedere bene cosa prevede il nostro PRG rispetto alle fasce studiate. Sono state zonizzate le aree e vincolate, ciò significa che sono state sottratte all'AIB
creazione di case di capannoni è riservata all'utilizzazione agronomica. Tuttavia, con gli enti sovraordinati, i RG ammette utilizzazioni compatibili con la protezione ambientale, infovie, piste ciclabili, attrezzature sportive al vaso, luoghi di incontro. Ma non è quello che vogliamo e che per cui vogliamo cominciare a lavorare da stasera? Allora cosa fare insieme? Dobbiamo cercare di dare risposte ad alcune domande, le lancio come stimolo anche per le relazioni che sono inseguiranno. Una domanda è come contemperare la salvaguardia e la tutela dell'asta fluviale con la legittima aspirazione allo sviluppo economico. Un'altra domanda è come attrarre investimenti, perché le cose si possono fare se ci sono le possibilità per farle. Vorrei che qualche risposta venisse fuori. L'ultima domanda ed è quella che sento molto vicina: il fiume può diventare risorsa per il turismo e aggiungerei anche culturale? Io leggendo la carta di vincoli archeologici fatta dalla sovrintendenza ai beni, i vari siti individuati potrebbero benissimo diventare un percorso. Penso ai siti paleontologici, penso ai siti alle varie necropoli disseminate, ai siti generalmente archeologici, penso alla Cefalia bizantina di Villanova, a tutte le monumenti benedettini che si susseguono lungo il percorso, penso alla risaia del 700 fatta dai Vatignani proprio sul fiume. Quindi perché abbiamo delle peculiarità, delle preziosità? Il fiume Biscaglia del Rio Gallo. In omaggio ad Annunzio abbiamo anche un'altra cosa stupenda, l'erbal fiume silente di cui parla nei pastori quando ci racconta dei tratturi. In un unico progetto di sviluppo, i fiumi, i tratturi, i siti archeologici, partiamo da ciò che abbiamo, è già tardi, ma cominciamo ad averne cura. Grazie. Vorrei invitare anche un po' a silenzio perché c'è parecchio consiglio. Allora, io sono Giovanni Damiani, direttore tecnico dell'Alto Abruzzo, nonché moderatore di questa serata, e ho il compito di presentare una sorta di carta d'identità del nostro fiume e di citarne non solo le peculiarità ma anche le criticità, al fine di capire quali sono i compiti che abbiamo davanti rispetto agli interventi. Questo fiume è alimentato dalle acque piovane e dalle acque neri, delle precipitazioni, che riguardano 3.200 km quadrati, cioè un terzo esatto dell'Abruzzo. Ogni 3 metri quadri dell'Abruzzo uno appartiene a quest'area. Se tirassimo un filo di lana, adesso da sponda a sponda, vedremmo passare l'acqua che è passata per 99 comuni, che viene da Campo Imperatore, che viene da Monte Reale, dall'Aquila, che viene dall'altopiano delle Cinque Miglia, che viene dalla zona di Spumona, che viene praticamente dalla Maiella. È veramente un fenomeno imponente che dà a questo fiume alcune caratteristiche molto importanti. La prima è che un bacino di queste dimensioni così grande è integralmente abruzzese. Normalmente bacini così grandi abbracciano più regioni. Questo è integralmente abruzzese, quindi integralmente di competenza regionale. La regione può e quindi deve fare tanto per questo fiume. La seconda caratteristica è che è un fiume molto veloce, una velocità di corrente veramente elevata. Questa cosa è segnalata fin dall'epoca dei Romani, dei classici, è segnalata dai francesi che vennero qui a fine 700, inizio 800 e lamentavano la non guadabilità da nessuna parte, da poco in giù non si passava da nessuna parte. La corrente è molto veloce, mediamente 0,7 metri al secondo. La terza caratteristica è che è un fiume molto freddo, acque molto
perché dà parecchio ossigeno disciolto e quindi parecchia capacità di vita, no? Una portanza molto molto elevata. L'altra caratteristica importantissima è la portata. La portata media animale è di 53.000 litri al secondo, 53.000 litri al secondo. Ma la cosa più importante è che conosce poche magre. La magra più spinta non è mai arrivata sotto i 20.000 litri per secondo. Quindi è un fiume educato che garantisce sempre una elevatissima quantità di acqua, anche nei periodi più siccitosi. E questo grazie alle grandi sorgenti di Popoli, di Capopescara, le sorgenti del Cavuto, le sorgenti che si trovano lungo la Terno, no? che drenano le acque dell'Alto Piano delle Cinque Miglia, che dopo dei percorsi sotterranei danno questa alimentazione di base sempre molto molto forte. Queste caratteristiche, scusate, così non si può, invito, per cortesia c'è un capannello lì, a due passi dalla porta, quattro passi, grazie, così parliamo tutti. Volevo dire, questo fiume ha integralmente modellato la vallata della Terno e la vallata del Pescara. Tutta la pianta del Pescara è stata costruita, come ci insegnano i geologi, da questo fiume. Il suolo che stiamo calpestando è stato costruito da questo fiume. E questo fiume ha scavato gentilmente, con una pendenza soprattutto dell'ultimo tratto, no? Tutto quello che vediamo nelle montagne, che ha costituito storicamente il collegamento con in direzione Roma e in direzione Napoli. Le prime strade fatte dai romani sfruttando il percorso del fiume e il solco del fiume sono la Claudia Valeria, poi chiamata di Ruffina, no? Perché passava per Tibur, la città di Tivoli, che forniva la pietra con cui hanno decorato tutta Roma, no? Il travertino deriva dalla corruzione di, e la chiamano pietra di Tiburtina. Oggi la conosciamo ancora oggi come Tiburtina, non più Claudia Valeria. Ma poi anche un'altra strada, la Claudia Nova, che veniva da Anica, come la nasce che va e veniva da queste parti, tutti per il porto di Pescara. Il porto di Pescara, guarda caso, alla foce del fiume, Ostia Terni. E proprio in questi anni, grazie all'archeologo, grazie all'archeologo Staffa, stanno uscendo fuori documentazioni straordinarie rispetto a questo evento, cioè l'esistenza di un porto. Qui è stato trovato un vasellame totalmente greco, e sono le vasellame completamente africane, quindi vuol dire che c'erano dei collegamenti continui con il Mediterraneo attraverso il nostro porto. Nel 1700 addirittura è stata trovata una lapide dove è scolpita una nave egiziana e le istruzioni dedicate al culto di Iside. Se gli egiziani avevano fatto una propria chiesa nella quale Pescara, vuol dire che la frequentazione era molto molto passiva. Bene, questo fiume, scriveva Antonio Montefredine, primo direttore del laboratorio di igiene profilassi, ha scritto l'Abruzzo delle Monte, questo fiume, per il progresso igienico, sociale ed economico delle sue popolazioni. È esattamente così, perché se è vero che con la navigazione in epoca antica era navigabile per gran parte del suo percorso andando verso Popoli, ha garantito un collegamento verso l'interno e con queste strade, è vero pure, faccio alcuni esempi, la prima tappa morita è stata stampata grazie alle acque di questo bacino, a un Vaticano sul fiume Vera, che è un affluente della Terno, che l'abbiamo qua poi esce qui. Pensate semplicemente anche alla terra idraulica, a quanti mulini, e soprattutto alla storia industriale di Piano d'Orta e di Bussi. Piano d'Orta ha la prima centrale idroelettrica che ha consentito di produrre acido solforico dalle pini che venivano dall'Elba al porto di Napoli e via ferrovia qui a Piano d'Orta. Il sottoprodotto di questo acido solforico è materia di base per un'infinità di prodotti, tra cui polvere da spara e dinamite, tant'è che fosse in acqua la prima società Dinamite Nobel si chiamava. Il sottoprodotto dell'arrostimento del pirite e del ferro, che con una ferrovia da Terni finiva a Terni. Pensate all'importanza di dare un luogo che produceva ferro e acciaio per fare i cannoni e i carri armati e materia prima.
Pensate che qui è stato prodotto l'alluminio, che tiene un vantaggio competitivo all'Italia sull'aeronautica, è uno dei primissimi aeroporti idrici per idrovolanti, fino alla foce del Pescara, con l'inizio di atterrata quando veniva a trovare la madre. Qui è stato prodotto, brevetto proprio, il primo fertilizzante di sintesi della storia, la calcio cianamide. Pensate che questa calcio cianamide, prima di questo, c'era solo l'etanolo fertilizzante naturale e il guano che si andava a prendere nel Pacifico, alle isole Paldestas. Purtroppo tutto questo ha avuto anche risvolti militari. Qui è stato prodotto anche il Cipite durante la guerra, Monte Catini fu militarizzata, e gli esiti di quelle vicende gravano ancora oggi sulla nostra storia e sulle nostre condizioni ambientali. È un fiume pescosissimo, veramente pescosissimo. Durante la guerra tutti raccontano che quando c'era fame in città il fiume ha sfamato tutti, bastava andare a pescare pochissimi, per poche ore per rifornire di proteine pregiate, di pesci, no? Pensate ai toponimi che hanno segnato la storia di questi luoghi, che dico solo Scafa, nel dialetto locale si chiama Le Scafe, perché essendo un fiume assolutamente non attraversabile, lì c'erano due scafe, due traghetti che funicolari facevano attraversare, no? I greggi, i carichi pesanti, di tutto. Una seconda coppia di scafe stava vicino all'attuale Regalò, al ponte delle Fascine. Due volte portate via dalla corrente, si provocò un'interruzione dei collegamenti di Nord-Sud in Adriatico, perché quella era la strada che la chiesa abitava bene e che consentiva tutti i collegamenti. I locali sostituirono le scafe con un ponte fatto di fascine, quindi con le tecniche con cui si intrecciano i cesti. E questo ponte ha retto fino agli anni 40 del 1900, per questo si chiama ancora oggi Ponte delle Fascine. Pensate al toponimo Dragonara. Quando i fiumi hanno le anse e fanno caricare il rabbioso sul territorio e queste anse vengono tagliate dalle piene, restano dei vetti laterali a forma di zoccolo di due. Gli antichi pensavano che fossero le orme dei draghi e quindi la Dragonara si riteneva essere il luogo dove si andavano a riprodurre i draghi. Esistono anche Dragonare in Italia, tutti i luoghi dove il fiume faceva questi ritagli che poi lasciavano queste orme mostruose alla fantasia di chi ha toccato. Pensate a toponimo San Buceto, Bosco di San Buco. Perché San Buceto è rimasto nel toponimo? Perché il San Buco è una pianta bellissima che non fa mai i boschi, mai. È sempre una pianta abbastanza isolata. Lì c'era un bosco intero di sanguigni e la cui peculiarità era tale che è rimasto nel toponimo San Buceto. Non annuverete in tutta Italia i boschi di San Buco. Potrei continuare, ma non spero. Ma questo per dirvi come noi abbiamo ancora oggi l'evidenza di un rapporto strettissimo con il fiume che, come diceva la sindaca che ci ospita, ha avuto una svolta con l'abbandono e si spera poi con la rinascita. Che cosa c'è da dire sull'abbandono? Che il fiume che vediamo oggi non è il fiume vero, perché da Popoli fino all'altezza di Chieti il fiume è quasi completamente deviato, captato dalla produzione di energia elettrica. Solo 3 metri cubi al secondo scorrono in alveo e 40, 45, 47 addirittura sono deviati e non lo vediamo più. Solo lì il fiume che acquista l'unità delle sue acque. L'altra questione che abbiamo è l'inquinamento. Vedete, l'acqua e i fiumi hanno una caratteristica fondamentale psicologica. Quando sono puri, con acque pulite attraggono irresistibilmente, ma con la stessa tendenza respingono quando sono sporchi. E quindi il fiume diventa come il retro della ferrovia, il luogo dove la gente continua a sporcare, buttare i rifiuti e a non considerare. Quindi l'inquinamento ha fatto tantissimo da questo punto di vista nella declinazione della parola abbandono che la nostra sindaca ci proponeva.
L'altro problema che c'è è solo gli esiti della, di 100 anni, 110 anni di chimica industriale, di quali esiti ci hanno lasciato dei siti contaminati. Oggi esiste un grande SID, che significa siti di bonifica di interesse nazionale, che sono talmente contaminati che sono diventati un affare di Stato. Non è pensabile che si possa, ma dove la Regione ha un compito fondamentale, non solo di stimolo ma anche di azione rispetto al risanamento. L'altra questione che c'è è il degrado a questo punto delle sponde, che anche la sindaca aveva individuato. Vedete, se noi togliamo al fiume tutta la vegetazione naturale, il fiume ne risente in maniera drammatica. I fiumi che hanno vegetazione buona e alti, la propria vegetazione, non intorbidano neanche durante le piogge, perché questa vegetazione costituisce un filtro continuo che blocca tutto l'inquinamento che viene dal territorio, terrice e così via, protegge tutto l'acqua. E questa vegetazione oggi è ridotta a una fila di alberi e per chilometri e chilometri ha alberi zero. Questa riforma per una regione sarebbe una riforma a costo zero, basterebbe tutelare le sponde perché la vegetazione di solo 5 anni riprenderebbe alla grande e con la possibilità anche di fruizione, di piste ciclabili, non passeggiate, no? Perfetto. Perché la vegetazione ha rapidissimo crescimento, proprio tipica perché sta con le radici in mezzo all'acqua. L'altra questione invece di pesante sicuramente sono gli sbarramenti. Noi abbiamo 4 sbarramenti storici e 2 nuovi che sicuramente rispetto alla continuità fluviale che oggi è invocata anche dalle leggi costituiscono un problema da affrontare con decisione e con urgenza. Vi faccio presente rispetto agli sbarramenti vecchi che le leggi che prescrivono passaggi per i pesci sono vecchi addirittura fino alle leggi dei treni, ma qui non sono mai state applicate. Pensate che in alcune zone bastavano ricostruire delle strade di passaggio per i pesci vicino alle dighe per aumentare la produttività idrica fino a 1000 volte senza fare nessun altro intervento, consentendo cioè ai pesci di andarsi a riprodurre nelle zone di monte. E questa è un'altra cosa che la Regione potrebbe fare e potrà fare con tutto sommato anche imporre agli esercenti delle linee. C'è il problema infine della linea foraria che alla foce del porto costituisce un depressore ambientale incredibile che favorisce l'incremento del porto e che deve essere sicuramente oggetto di interventi urgenti se non vogliamo subire costanti, pesantissimi interventi anche dal punto di vista economico, perché il porto che ha funzionato per 2000 anni non arrivi a bloccarsi e a colpire un'intera economia. Quindi c'è poi il problema dell'inquinamento diffuso e c'è il problema del controllo degli scarichi idrici e il controllo di cosa. Da questo punto di vista si può fare molto. Esistono oggi delle tecniche naturali di depurazione a stesso prezzo come i fitodepuratori che ancorché raccomandati dalla legge per la loro economicità, per la loro naturalità, per il fatto che sono praticamente appaiono come giardini, tipo maiore, delle piantagioni, come sottoterra invece si sta depurando in metodi naturali, no? Gli uguali, ancorché raccomandati dalla legge fino al 1999, dal decreto legislativo 152, in Abruzzo non vede più di 4-5 impianti, di cui 2 promossi da volontà di altro. No. Quindi veramente c'è tantissimo da fare. C'è tanto da fare, secondo me, con l'aiuto delle regioni, delle province e del comune. Io non credo che interventi diversi, anche di tipo autoritativo, possano fornire successi. I successi si avranno, primo, se il cittadino prende coscienza e collabora. Secondo, se le amministrazioni si assumono, ciascuno per propria competenza, la propria quota di responsabilità. Terzo, se si adempiono alle leggi. E chiudo dicendo questo, qual è la nuova frontiera che oggi abbiamo in questa materia?
La direttiva europea 62.000 ha introdotto una rivoluzione nel modo di trattare l'acqua e nel modo di trattare i fiumi. E la rivoluzione consiste in questo. La direttiva dice sostanzialmente, guardate, se volete la rinnovabilità dell'acqua, rinnovabilità non significa solo che piove in questo momento e quindi arriva nuova acqua, ma significa che la stessa acqua che scorre in un fiume la vedremo ripulirsi, depurarsi grazie alla vita fluviale che mangia tutto ciò che trasporta la corrente, se è biodegradabile ovviamente, e gli ridà acqua a vita. Cioè sto dicendo che la legge riconosce che i fiumi sono depuratori naturali, i più straordinari depuratori naturali esistenti sul territorio. Sono i re del territorio perché depurano le acque circolanti, come i redici depurano i nostri fiumi circolanti. Bene, se si fa questo, e chiudo, la legge di cosa ti dice? L'obiettivo di qualità è ridare ai fiumi flora e fauna tipici e normali. Perché? Perché la legge dice, e il decreto attuativo che è la 152, il cosiddetto testo unico, se nel fiume riportiamo i pesci giusti, le alghe giuste, le macrofite giuste che ci devono stare, tutta la vita che ci deve stare, io garantisco che il fiume si riprende e possa essere utilizzato anche a valle e che l'acqua sia buona sia per noi che per le generazioni future, perché c'è stata la rinnovabilità. Per la prima volta la legge ci ha portato ad andare a vedere gli animali e le piante dei fiumi come elemento, come obiettivo di qualità, riportare la vita. Il fiume è uno spazio di vita e la legge ti chiede di andare a analizzare la vita attuale, vedere di quanto ci siamo allontanati e che cosa possiamo fare per rimettere le cose a posto. E qui la competenza regionale è precisa e sovrana. I piani di tutela delle acque sono lo strumento principe per fare questo. E la legge ti dice ancora di rimettere a posto le sponde, idromorfologia. La legge dice infine di ridare un deflusso minimo vitale, non più i 3 metri cubi miserabili a scorrere, ma quel minimo di cui il fiume ha bisogno perché questa vita possa riprendere e il fiume torna a essere uno spazio di vita. Io chiudo qui, altrimenti penso dalla cosa. Adesso darei la parola per un breve intervento, intanto a Luciano Di Lovito, sindaco di Scultore, che il cui amore per il territorio mi sta portando anche a fare delle visibilità meravigliose, con cui ci ha deliziato in questi giorni. Grazie Giovanni, grazie a Luciano D'Alfonso, grazie agli organizzatori di questa grande opportunità che abbiamo noi sindaci, ma sia di esprimerci rispetto a un tema molto importante, ma anche di ascoltare relatori di altissimo livello come il professor Damiani, che sicuramente ci possono suggerire delle soluzioni a questo fiume, come dice il titolo, abbandonato ma anche dimenticato. Vedete, per Spoltore un testimonio, come sono stato chiamato a testimoniare per la mia città, per Spoltore, Giovanni, per Spoltore il fiume Pescara non ha un collegamento storico, cioè non c'è una cultura storica che lega il fiume alla nostra cittadina ed è spiegata semplicemente perché la parte bassa di Spoltore, l'attuale Santa Teresa, l'attuale Villa Raspa, non erano zone storicamente popolate, quindi non si è sviluppata nel tempo una cultura legata al fiume, e quindi nel tempo non si è aperto. Io, la mia generazione, ma anche diciamo la generazione precedente, non ricordo il fiume Pescara nella sua storia, ad eccezione fatta, e questa è una cosa molto interessante, per cui c'era un pontile, una cosiddetta rampa all'altezza di Villa Raspa che collegava, questo io auspico che venga riproposto nel tempo con le
collegamenti maggiori tra questa sponda del fiume Pescara e l'altra sponda. Soprattutto, dico anche al Luciano D'Alfonso, soprattutto nella zona che va tra il nostro territorio e Pescara. È molto importante l'interscambio tra le due zone per decongestionare il traffico. E quindi in passato, oggi non più, esisteva una rampa che collegava Villa Raspa a Villa del Fuoco, e era una rampa, e appunto da lì mi permetto di fare un po' di storia, non mi voglio assolutamente paragonare al professor Damiani, e da qui l'etimologia di Villa Raspa, perché c'era una rampa, quindi per dire, tranne eccezione fatta per questo aspetto, non c'è un legame. Ma questo non significa che non sia un discorso interessante e affascinante per il nostro territorio. Io credo e sposo in pieno, e per quelle che sono le competenze di un sindaco mi adopererò a questo, a far sì che il fiume Pescara, e ovviamente queste cose le fai solo se hai sopra di te, nei livelli più alti della pubblica amministrazione, interlocutori credibili e capaci. Quindi mi adopererò affinché il fiume Pescara possa diventare prima di tutto una grande risorsa ambientale, perché è una straordinaria risorsa ambientale per i nostri territori, lo dico ai sindaci, ma che sanno anche meglio di me, una straordinaria risorsa ambientale naturale. E quindi immagino piste ciclabili, immagino percorsi di vita, immagino perché si presta in una maniera incredibile a questo progetto. E quindi se non rappresenta la nostra storia, ma per scultore dovrà rappresentare il proprio futuro. Il fiume può diventare il futuro, una grande valvola di sfogo in territori dove il verde non è facilmente reperibile, soprattutto se parliamo dell'asse Santa Teresa Villa Raspa, e quindi possa diventare uno straordinario strumento ambientale. Quindi io dico questo, in passato molto apprezzabili gli interventi dell'allora Presidente di Dominici, che vedo qui poi nel tempo interlocutori poco validi, ecco perché io auspico che a breve ci sia un cambiamento di rotta in quei livelli dove il fiume Pescara, il fiume abbandonato e giusto dimenticato, possa diventare una straordinaria risorsa per i nostri territori, una risorsa, ripeto, a portata di mano e naturalmente disponibile. Anche qui chiedo da profano Damiani, ma anche agli altri interlocutori, credo che, lo ragionavo qualche mese fa, disinquinare un fiume credo che non sia così difficile, basta cercare quelle che sono le fonti di inquinamento. Io immagino il Salento con una faccia, però è quello, però adoperarci a questi fiumi abruzzesi che oggi sono stati dimenticati, io parlo del nostro fiume Pescara in questo caso, che diventino, ripeto, delle straordinarie risorse. La nostra amministrazione si mette completamente a disposizione di un così grande progetto che sono certo e ampiamente alla portata degli interlocutori di questo tavolo di presidenza. Ringrazio tutti, ringrazio per me. La parola adesso a Luciano, secondo Luciano, Marinucci, sindaco di San Giovanni di Avellino. Porta a te questo momento. Intanto volevo dire che sono arrivati il capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare, dottor De Nicolis, capo di gabinetto appunto, e il capo dell'ufficio legislativo del Ministero, avvocato generale dello Stato, dottor Gerardi. Buonasera a tutti, io ringrazio gli organizzatori di
fare tutto il discorso del senatore, il discorso da un genitore che viene qua a rappresentare le ragioni di chi vorrebbe vivere in questo territorio centrale. Io ho portato una campagna elettorale con una lista civica, la mia lista si chiamava Progetto Comune, era un progetto che è stato realizzato e realizzato dalla gente, dal popolo, e abbiamo chiesto a tutti, anche ai bambini, come volevano il mio paese e il loro futuro. E quando si mette in mano la matita un bambino e si dice disegni il paese del tuo futuro, il bambino indispensabilmente disegna una casa, una chiesa, un comune e delle case. E questo è il paese che i bambini vorrebbero vedere il loro futuro. Ora se noi diamo a un bambino una matita e gli diciamo disegna il futuro, certo il fiume lo vorrebbero come la natura ce l'ha data, senza nessun intervento dell'uomo, senza sbarramenti, senza costruzione di cemento, senza nessun intervento che l'uomo fino ad oggi ha fatto a causa dell'incuria della terra. Dicevo che fino ad oggi è stato realizzato a causa dell'incuria e della disattenzione alla politica. Io faccio riflettere di qua, la regione Abruzzo è una densità di popolazione, un quartiere di Roma, un quartiere popoloso di Roma. In tutti questi anni non si sia riusciti a mettersi d'accordo per creare una politica coesa, un progetto comune per dare al fiume quello che di cui ha bisogno, cioè quello che fare il corso alla natura. E poi in mezzo a questa natura c'è quello che probabilmente Damiana ha detto, un percorso ciclabile, una vista per una passeggiata per i bambini, una attività compatibile. Questo è quello che vorremmo noi si facesse per il nostro fiume. Questo è quello che mi piacerebbe considerare uscendo dal quadro, cioè essere convinto che chi dovrà fare la politica dei prossimi anni ha questa idea, cioè quella di fare la natura il soccorso, di coprire quello che è stato realizzato e di allontanare quello che invece si vorrà fare sul nostro fiume. Il fiume è un bene, è una necessità, la natura ne ha bisogno, la natura ha bisogno anche i ragazzi e i bambini. Quindi mi auguro e spero che chi potrà decidere su questa grande risorsa domani si potrà venire a lavorare. San Giovanni Terlino è pronto per fare squadra su questo progetto e per dare tutto il più possibile. Io da genitore sarò al fianco delle istituzioni per dare questa grande possibilità. O riusciamo a farlo oggi, fra 100 anni probabilmente diventeremo un ricarico d'acqua, dove praticamente nessuno potrà più immaginare quello che è per il fiume che non ricordava sempre, potrà ricavare a preparare al fiume. Oggi penso che questo è il possibile. Quindi un'invocazione, un grido a favore dei nostri figli, figli dei nostri figli, che domani avranno questo bene a disposizione. Ridiamogli, come ce l'ha dato la natura e come ce l'ha consigliato il nostro nome. Grazie. Adesso intanto vorrei dire che ringraziamo ancora il Presidente della direzione del Consiglio di Stato, De Nicolis, che poi la chiameremo per un intervento. Al Silvano Rometti, che è assessore alla valorizzazione dell'ambiente della Regione Umbria e ci viene a parlare del contratto di fiume per salvare l'identità del paesaggio in caso del Tevere, il progetto Tevere. Grazie, buonasera a tutti. Io innanzitutto ho accettato molto volentieri l'invito del Presidente della Scuola Abruzzo, Luciano Falfotto, peraltro senza conoscerci perché ci siamo sentiti telefonicamente, non è che abbia grandi cose da insegnare, ma in Umbria comunque abbiamo cercato di sviluppare un'azione che va verso una riqualificazione degli ambienti fluviali. Io penso che i prossimi anni il tema fondamentale, e credo che anche l'Unione Europea ci darà una mano, sono già i criteri con cui verranno utilizzate le risorse comunitarie.
dati con la prossima programmazione, quella che va dal 2014 al 2020, il tema della riqualificazione urbana delle nostre città, dei nostri centri storici, e il tema della riqualificazione territoriale saranno due assi di politiche molto importanti. Per fare questo dobbiamo proporre dei progetti di incrociare queste possibilità, partendo dai problemi che abbiamo nel nostro paese, che sono quelli, come dire, di politiche molto spesso quantitative, di politiche che hanno un vaso di scelte che negli anni passati abbiamo fatto con una consapevolezza diversa rispetto a quella che c'è oggi, poi scelte invasive rispetto ai nostri fiumi, al nostro territorio e al nostro paese. I problemi sono stati elencati prima dal direttore della nostra agenzia ambientale. C'è un problema delle scuole, addirittura io devo fare una delibera, perché la cosa più semplice sarebbe quella di tagliare, diciamo, periodicamente la vegetazione intorno alle scuole fluviali. È qualcosa che non può essere fatto in maniera libera. Se noi autorizzassimo i cittadini, le associazioni dei pescatori, ad esempio, o altri soggetti a fare questa attività, prendono la rete, se la portano a casa e nello stesso tempo, diciamo, mantengono le sponde, e già sarebbe una prima azione che noi abbiamo cercato di sviluppare questo tipo. C'è un tema molto importante, ad esempio, che riguarda le aree produttive, che abbiamo realizzato molto spesso a ridosso dei fiumi, come anche in molti centri abitati, e da questo punto di vista penso che insieme ai comuni, le regioni che hanno competenze importanti da un punto di vista urbanistico, bisognerebbe rivedere le scelte urbanistiche che si fanno intorno ai nostri fiumi, perché altrimenti continuiamo ad andare in una direzione sbagliata. C'è tutto il tema della fruizione. Io non conosco il vostro fiume, ma ad esempio se vedo la mia regione, intorno ai nostri fiumi ci sono ville, castelli, grotti e beni culturali anche in un certo periodo, che diciamo in un percorso anche di valorizzazione e di fruizione potrebbero restituire gli interessi al fiume che oggi magari non ha. E quindi insieme alla rete dei percorsi, che chiaramente garantisce una presenza, una produzione diretta, questa potrebbe essere un'attività importante. La dico per ultima, ma è la prima, l'ha detto bene chi ha parlato prima di me. Se il bene acqua non è di qualità, intorno ai fiumi ci si avvicina male. Quindi la prima azione è quella. Se penso alla mia regione, noi essendo consapevoli di questo, ad esempio, il 25% delle risorse che l'Umbria ha avuto con i fondi FAS, questa sigla con la quale, diciamo, vengono denominate queste risorse importanti per le regioni, noi l'abbiamo destinata a migliorare la regolazione della fiumi, perché avendo una circolazione vecchia, l'Umbria ha iniziato nel 1980 a fare i propri depuratori, questi depuratori con il tempo, come dire, non sono più adeguati, devono essere ammodernati, e quindi abbiamo utilizzato le risorse. Queste sono le cose fondamentali a cui dobbiamo, io credo che noi dobbiamo, partendo da queste esigenze, capire che prima di tutto dobbiamo ristabilire un rapporto nuovo con il fiume, un rapporto di una maggior consapevolezza, dove i cittadini, come dire, considerano il valore di questo ambiente, perché, come diceva prima il sindaco, molto spesso i comuni sono costretti a bonificare le discariche che intorno al fiume si fa, perché i cittadini magari lasciano i rifiuti in maniera indiscriminata o altre cose di questo genere. Allora, lo strumento, e quindi è la cosa che in qualche modo voglio dire, lo strumento che si sta affermando per gestire, diciamo, problemi così complessi, una visione organica, non è più solo quella dei comuni che interviene o la regione che fa la sua parte. Lo strumento che si sta affermando, che è partito in Francia, che anche in Belgio, ma anche in Italia, oramai soprattutto nelle regioni Piemonte, anche in Lombardia negli anni scorsi, sono questi contratti di fiume, una sorta di alleanza tra istituzioni, soggetti privati, cittadini e le associazioni, per
altre categorie, tutti coloro che sono i portatori di interesse rispetto agli interventi da fare sul fine stesso. Credo che questo sia lo strumento da portare avanti, inseriamo un tavolo in qualche modo dove tutti questi soggetti sono presenti, ognuno per la sua parte, diciamo, realizza quelle iniziative e quelle azioni che sono di sua competenza. Oggi doveva esserci il ministro, so che c'è il capo di gabinetto, io credo che questo strumento ha bisogno anche di una legittimazione con le leggi nazionali che possa in qualche modo modificare questo tipo di percorso che consente alle istituzioni insieme ai cittadini di andare avanti con un'attività di questo tipo. Io, come dicevo, credo che questa è, lo dico perché l'ho verificato, una programmazione di questo genere potrebbe darci la possibilità di avere anche risorse con la futura programmazione che è comunque, poter utilizzare poi per gli interventi necessari. Noi abbiamo avviato questo percorso e questo lavoro. Noi abbiamo il Tevere, che è il fiume, diciamo, più importante della nostra regione. In Umbria il Tevere è un fiume tra i più grandi d'Italia, il 49-50% del percorso del Tevere sta in Umbria. E poi ci sono tutta un'altra serie di bacini, sottobacini collegati al Tevere, quindi il Tevere è l'asse geografico principale della nostra regione. Sul Tevere negli anni scorsi, diciamo, le cose che ho sentito questa sera attraverso iniziative, la buona volontà dei comuni, si sono realizzati in altri comuni, per conto proprio hanno realizzato percorsi, interventi di miglioramento. Ora noi cerchiamo di condurre in un'azione più complessiva questo lavoro, partendo da quella che è la conoscenza della situazione attuale. Abbiamo su un tratto che va da Perugia a nord, abbiamo censito 96 aree produttive, tutte a ridosso del fiume, tante centralità, tante presenze sulle quali è necessario intervenire per migliorare complessivamente l'habitat fluviale. Quindi questo progetto sta andando avanti, noi cercheremo di fare quello che è, esercitare quello che è il ruolo importante della regione, che è il ruolo di coordinamento, che mette insieme, come ho detto, gli enti competenti ma anche tutti gli altri soggetti che sono interessati, e quindi in questa sede si possono condividere tutte le iniziative da portare avanti. C'è anche questo tavolo nazionale di tratti di fiumi, credo che anche quello, se incamminato verso un'azione, diciamo, di intervento sul vostro fiume, sia un punto in cui, come dire, scambiarci le esperienze, trovare anche, no, degli spunti per poter portare avanti una politica che possa migliorare complessivamente quello che è attualmente la situazione del fiume Pescara, su cui, ho capito, si vuole intervenire. Un altro paio di iniziative che sono in corso riguardo il fiume Nera, che è il fiume che, diciamo, attraversa la Valderina, quindi un ambiente di grande pregio ambientale, di grande qualità, anche con, come dire, una qualità ambientale molto elevata, si fa la pesca alla prova, ci sono iniziative di questo tipo. E un altro ancora che è in corso, un altro contratto di fiume sul fiume Topino e Clitunno, che è, diciamo, il bacino della zona di Foligno e dei comuni intorno. Quindi io devo dire che l'esperienza nostra è un'esperienza positiva, quindi se devo lanciare un messaggio questa sera, di andare avanti su questo percorso, un percorso oramai che l'Unione Europea ci chiede e che la normativa europea spinge in questa direzione. Quindi siamo dentro quella che è una politica europea, siamo in un'attività che comunque trova oramai riscontro in diverse regioni, e credo, perché arrivando alla mia esperienza, che la strada giusta per avviare un processo di qualificazione degli ambienti fluviali che possa mettere insieme tutti coloro che poi hanno la possibilità di fare qualcosa di buono per migliorare la situazione che adesso abbiamo davanti. Grazie, buonasera. Adesso
Roberto Segamiglio Crosciano, si prepara l'ingegnere Magellani e poi vi darò la parola a Luciano D'Alfonso. Buonasera a tutti. Credo che l'oratore che mi ha preceduto abbia colto del segno. Io credo che bisogna invertire completamente la rotta sotto ogni aspetto, capire bene in che modo vogliamo gestire lo sviluppo e in che modo vogliamo intervenire sul nostro territorio. E questo facendolo insieme a chi il territorio occupa, ci lavora e usufruisce. Prima sentivo parlare del fiume, io mi ricordo quest'estate in prefettura dissi la stessa cosa. Io mi ricordo quando il fiume Lori, in Pescara, veniva gestito benissimo dai contadini locali, perché gli si dava la possibilità di attingere legna, di poter lavorare sul proprio fiume e mantenerla in ordine. Oggi questo non è più possibile. Oggi anche le leggi, anche il legislatore ha sbagliato, perché nel momento in cui un contadino dovesse arrivare al fiume e magari tagliare degli alberi, anche se sono secchi, si troverebbe investito da tantissimi problemi. Questo scoraggia il punto più assoluto, diciamo, chi abita il territorio a tenere pulito e a proteggere il proprio figlio. Invertire la rotta da parte delle istituzioni. Questa sera è una bellissima serata, io ringrazio tutti quanti per avermi invitato, ma qui dobbiamo guardarci in faccia e dobbiamo capire se veramente vogliamo intervenire in modo concreto sul nostro ambiente. Perché io mi ricordo da quando ero ragazzo, mia mamma mi disse che un giorno il fiume Pescara era diventato bianco per la moria di pesci. Parliamo di tantissimi anni fa. Questo cosa significa? Che già da allora gli sversamenti effettuati sul Pescara sono sversamenti di una quantità enorme e che non erano assolutamente controllati. Oggi ci troviamo di fronte a un fiume praticamente morto, un fiume abbandonato. Va bene, sì, le belle parole, io ringrazio tutti quanti, sono delle persone che hanno, diciamo, cognizione di quello che dico dell'ambiente di cui stanno parlando, ma noi dobbiamo capire se su questo fiume vogliamo investire, se la regione ha in testa la prossima legislatura che si andrà a formare in testa di intervenire in modo concreto sui nostri bacini, o se vogliamo continuare ancora a guardarci in faccia, a fare bene la loro altrimenti non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto assolutamente niente. Io mi trovo con un fiume, Crosciano, che è un pezzo di fiume Pescara importantissimo, che va da sotto Alano fino a Villarea. Sono stati fatti degli interventi benissimo, l'architetto Boio ha preparato le basi di esondazione, ma non si possono fare dei progetti senza avere l'assenso almeno, diciamo, relazionarsi con chi ci ama. Ma chi l'ha detto che questo interesse buttano dall'alto praticamente sistematicamente tutte le volte? Poi si va a dire che il contadino non gestisce il bene, ma è stato messo in mano. Vogliamo capire che con chi abita il territorio si deve parlare, relazionare e fare insieme un programma di gestione del proprio territorio, altrimenti facciamo veramente le piante. Questo è tutto. Io dico questo, speriamo di andare avanti, ci sia una legislazione, una legislatura capace di darci dei linee guida, di interpretare le leggi europee, nazionali e di estendere sul nostro territorio, coinvolgendo tutti, le associazioni, i comuni e soprattutto i cittadini. Perché badate bene, se il cittadino non approva l'intervento, quell'intervento non servirà mai a niente. Quindi vi auguro che questo contempo avvenga. Come che vedo alla mia sinistra dei personaggi a cui do tantissima stima, dovesse essere qualcuno di questi a entrare a far parte di una governance, mi auguro che si votino in modo concreto
questo argomento. Io ringrazio di nuovo tutti quanti per avermi invitato. Mi auguro che si possa un giorno rifare con me un incontro e dire abbiamo messo un punto fermo su questo problema. Chiedo scusa se mi devo andare perché c'è un altro impegno, dovrò stare a Roccia alle 7, sono le 7 già passate. Buonasera. Intanto salutiamo il senatore Giovanni Legnini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Darei la parola per un breve intervento a Mario Pari dell'ufficio del commissario di Anatolio, che non è potuto venire per motivi di salute, e poi la parola a Luciano Casuccio. Rende il mio tramite alle autorità, alle istituzioni, ai promotori, ai relatori, al moderatore, al gentile pubblico che onora questo evento. Saluto ben augurate dell'architetto Adriano Goro, commissario delegato per l'emergenza dell'asta fluviale della terra passata. I primi interventi, soprattutto quello peggio degli amministratori del territorio, evocano un'assonanza particolare con l'articolazione di questa regione, la regione e il suo gruppo. A comprova di quanto resta ancora forte il legame tra il bacino pugliese e la regione Abruzzo, attraverso i legami che sono di società evolute, che sono di trasformazione del territorio e che sono di storia. Ancor più evocante il sottotitolo che sottende questa terra. Parla di una storia d'abbandono e parla di iniziative di rinascita. Individua questo modo, questa azione, un luogo ma che non è un luogo di spazio, è un luogo di tempo. E le fisse tempi, che sono più della storia, del passato, delle aspettative del ciclo, del futuro e del proprio divenire. Ma l'azione di un ufficio commissariale non vive nel passato, della storia e del tempo. Vive ad ora, vive nel contingente, vive nella necessità di affrontare e dare e rendere conto delle cose fatte. Quindi non ci appartiene la storia, ci appartiene la cronaca. La cronaca la descriviamo attraverso un vissuto quotidiano. Vi racconteremo la cronaca fatta di numeri, sono numeri primi, numeri semplici, che semplificano i fatti in attività. E quali sono i fatti? E qual è la cronaca dei fatti posti alla realizzazione della città professionale? Li esemplifichiamo le varie interpretazioni. 175 km di connettori fognari pezzi di realizzazione.
15.000 abitanti equivalenti in termini di piani di depurazione messi in esercizio. 13 km di reti energetiche sostitutive o aggiuntive rispetto ai sistemi idrici esistenti nella regione, in particolare dell'asta. 700 litri di energia aggiuntiva in natura di droga, 16.000 metri cubi di serbatoi di base di droga. Tutto questo attraverso l'attività legislativa che è stata data da 40 appalti pubblici per un complessivo di 70 milioni di cui 34 sostanzialmente esauriti per un complessivo di 53 milioni di euro e i residui 6 per un complessivo di 7 milioni di base di a questa attività vanno da giugno 4 interventi per un complessivo di 16 milioni in base di perfezionamento finanziario. Grazie. 4 attività progettuali riguardo il respiro di uno strategico che riguarda essenzialmente le problematiche connesse alla messa in sicurezza idraulica e al miglioramento indicatori della qualità dell'acqua del fiume per oltre 240 milioni di cui due sono state attivate nel l'azione commissariale nasce, brevemente per contestualizzare il progetto storico, nel 2007. Ingegnere tecnico. Nasce nel 2006, l'asta fogliare che viene affidata al titolo dell'architetto Goio porta i segni di un sistema ambientale e naturale violato dai processi di trasformazione antropica, violata anche da scelte scellerate di chi, detentore momentaneo del potere di rappresentanza, forse a volte in buona fede, forse in basato, un credito di potenza, agito e operato nel disprezzo delle esigenze del sistema naturalista. La nostalgia che ho sentito negli interventi dei sindaci di questo territorio è proprio qui. In un periodo di tempo limitato c'è stata una trasformazione notevole a tratti feroci. Il fiume Aterno, l'antico fiume che legava le pentici dell'Aquilano dove nasce fino alla foce di Pescara, è stato trasformato. Problemi di sicurezza idraulica, imponenti. Problemi di inquinamento, qualità delle acque, intere aree del territorio regionale senza collettamento e senza depuratura. L'attività del commissario ovviamente non possono essere esaustive rispetto al quadro delle esigenze, ma inseriscono a partire da una progettualità più ampia, affidata ai legittimi detentori, di coloro che dovranno farsi carico di regolare e traghettare le problematiche in parte affrontate, grazie, in parte risolte, in parte